Lo scorso 11 aprile le associazioni culturali Madriga di Luna ed Ermè Archeologia e Arte hanno presentato la mostra Le amiche di Fraia si raccontano. La Galleria delle amiche di Fraia è il percorso artistico di Sara Beckman e Gianni Krobe pensato come un gioco per la loro figlia Fraia. Hanno immaginato Fraia, la loro musa ispiratrice, come una principessa che colleziona dei bei ritratti delle sue amiche. Sara Beckman, danese d'origine, cresce con la passione per l'arte, studia nella scuola di Radolf Steiner e si laurea all'Accademia delle Belle Arti di Firenze. Durante l'evento è stato presentato pure il laboratorio Cucine Table Sitting, oggi si cucina a soggetto. Il laboratorio pilota coinvolge le detenute del carcere di Utah a cui vuole garantire un altrove, un uscire virtualmente dalle mura del carcere, grazie al fascino della cucina e dello stare insieme. Successivamente prenderà la parola Marco Peri, anche lui con un sopra-racconto. Per il momento e in tutti i quadri c'è qualcosa che ricorda sempre che c'è la fantasia e c'è la realtà. Spesso nella realtà, e siamo anche distratti, non notiamo che c'è una area, lo faccio vedere con la simpatia che ho per voi, che l'amore per l'arte delle amiche di Fraia e l'amore per la loro famiglia, perché come dire, tutto si compie anche per questa unione che è la figlia che avete generato, la bellissima Fraia, e che è un po' l'emblema. Rappresenti delle figure femminili che hanno soprattutto degli occhi grandi, e se è vero che gli occhi sono lo specchio dell'anima, cosa rispecchiano di te stessa? Molte persone dicono che alcune figure assomigliano un po' a me, non so perché, però sicuramente perché è preso da un disegno che io facevo tipo a 12-11 anni. È un disegno secondo me tipico di molte bambine a quell'età, fare il viso molto grande, con gli occhi molto grandi e il corpo più piccolo. Quindi è un po', sai, la ragazza che sta per diventare donna. E questo disegno l'ho ripreso per mostrare a mia figlia come disegnavo io da piccola. Dei tratti apparentemente semplici, quindi una bidimensionalità che ha un qualcosa, se vogliamo possiamo dire, di innocente, si fonde con la storia, i riti pagani, fa sì forse che questa sia una formula che rende le vostre opere delle opere che siano fruibili a un pubblico molto molto vasto, un pubblico senza età potremmo dire, quindi a persone di ogni fascia d'età e di tutti i generi. Sì, infatti noi siamo contenti di aver creato qualcosa che può essere capita un po' da tutti, non solo da esperti d'arte o chi ha studiato la storia dell'arte, ma un po' a bambini, anziani, insomma a tutti. In questo senso lo sguardo che hanno i bambini, con il modo in cui loro vedono la magia, la fantasia, che aiuto ti dà quando tu stai creando le tue opere? Che sei una persona adulta. Sì, lo sguardo dei bambini o comunque delle persone semplici, innocenti, sì, mi aiuta perché abbiamo deciso di non mostrare mai qualcosa di angosciante, qualcosa di sì, che può comunque far paura sia a bambini che ad adulti. E quindi un linguaggio molto semplice, però allo stesso tempo esprime qualcosa che conosciamo tutti.
In un periodo come quello attuale, in cui non si fa altro che parlare di crisi e nella bocca di tutti, anche problemi economici, la Sardegna, in un periodo ecco, appunto come questo, attraverso le vostre opere in cui non traspare in alcun modo la sofferenza, voi quale messaggio potete lasciare alla Sardegna in particolar modo e anche a tutta l'Italia? Allora, intanto sono dedicati all'infanzia questi lavori, sono nati per l'infanzia, sono dedicati ai bambini. E quindi diciamo che con quello che può essere la visione infantile viene a mancare tutta quella che è il problema dell'adulto. Quindi ci piace molto l'idea che chi guarda questi dipinti ritorna un po' bambino, quindi senza per un momento i pensieri dell'adulto. Quindi la sofferenza non c'è più perché non ci sono le preoccupazioni, non ci sono i pensieri, ed è un po' quello che è accaduto a me quando per la prima volta ho visto un disegno di Sara pensato per nostra figlia Freya. Quando ho visto questa immagine così carina, così pulita, mi ha da subito messo di buon umore e ho pensato che valesse la pena di vedere la successiva ancora, delle immagini di questi volti che comunque conservano una loro personalità fortissima, a mio avviso. C'è quella un po' più furba, c'è quella un po' più birichina, c'è quella un po' più tontolona, se vogliamo, però hanno una personalità forte tutte. Infatti abbiamo fatto abbiamo creato una slide di immagini con un coro femminile. E quindi queste immagini, questi ritratti che man mano si dissimulavano, no? L'uno sull'altro, mostrano chiaramente quanta personalità hanno le amiche di Freya. Sono da considerarsi come delle persone nuove, una nuova nata, un'amica nuova. Il fatto di poter rappresentare le amiche di Freya in questi ritratti può essere un modo di regalare qualcosa di, se vogliamo, di tangibile, di fisico, che ha a che fare con quella che è l'ineffabilità di un sentimento importante, soprattutto per i bambini, come l'amicizia. Sì, questo è alla base di tutto, infatti non avrebbero se non questo nome, perché è pensato per un dono, è pensato come un dono alle amiche di Freya. Abbiamo pensato, perché regalare la solita bambola che ha quell'immagine e non un disegno nuovo? L'abbiamo pensato proprio a partire da quel disegno che a me ha entusiasmato tantissimo. Ho pensato, ma perché non darle una patina antica? Perché non nobilitarlo con una cornice importante? Perché poi l'arte, se guardiamo degli affreschi del Settecento, vediamo le sproporzioni, vediamo tantissime particolarità che fanno pensare, ma questa è arte? Sì, questa è arte. E allora ho pensato, perché non regalare alle amiche di Freya un quadro, un dono, il dono di un quadro, anziché una bambola che magari è più facile, no? Si compra, si regala. Invece questo diventa un dono e l'abbiamo pensato come un dono per le amiche di Freya, e da lì il nome degli amiche di Freya. Quindi sono i ritratti delle amiche, possono essere principesse, sirenette. Il mondo infantile viene rappresentato così, e con la bellezza degli abiti tradizionali sardi, essendo mezza sarda e mezza danese, quella metà sarda emerge con tanta forza, perché sappiamo che nostra figlia, che vive in Sardegna, avrà delle amiche sarde. Quindi le amiche di Freya sono, sei tu e lei, quindi persone vere. Infatti ci sono anche i ritratti che assomigliano, nonostante questo stile così particolare, nonostante la mancanza di tanti elementi che sono quelli che vedi in un volto reale, Sara riesce con la sua abilità a dipingere dei volti riconoscibili. È divertentissimo, e per noi è un lavoro divertentissimo vedere che le persone riconoscono la persona in quel quadro, anche se non c'è scritto che è quella persona, però la riconoscono, è incredibile. I colori delle tue opere, la fantasia si fonde con quello che è il folklore della Sardegna. Sì, io siccome non sono sarta ma sono danese, quindi io ho sicuramente una visione diversa della cultura sarta.
Io trovo che il folklore sardo può essere un po' pesante per chi viene da fuori, soprattutto ai turisti che non sono dentro, no, la cultura sarda. Quindi comunque fare le damine così o principesse con i costumi sardi è anche un modo di rappresentare il folklore in un modo più divertente, più colorato, più allegro, che possono essere anche apprezzate da chi non, magari non è proprio dentro la cultura sarda. E così possono incuriosirsi maggiormente per la cultura sarda, perché hanno una forza attrattiva molto grande gli amici di Fraia. Questo non lo dico io, lo dicono molte persone. Lo riconosco perché effettivamente vedo persone che si incantano davanti ai nostri lavori, davanti ai dipinti di Sara. E per noi è una sorpresa continua, perché scopriamo che una dama di Ovodda, la prima, è a Parigi. Scopriamo che è apprezzata da un pubblico che non è sardo. Le nostre previsioni erano, ma sicuramente possono piacere alle bambine che fanno parte dei gruppi folcloristici sardi. In realtà poi lo spagnolo abbraccia il quadro e lo porta via felice. Chi guarda La sposa di Sinai, chi ha comprato La sposa di Sinai, la guardava come se fosse la propria innamorata, la propria bella. Tant'è che questo signore ha voluto un altro quadro con la dama a cavallo, e rappresentata con un olivo secolare, con quei colori dei costumi della Barbagia, perché lui ha origini sarde e in quel dipinto vedeva il suo passato in Sardegna. E questo è molto importante, secondo noi, dare questo messaggio e dare queste emozioni, perché effettivamente non era un'emozione che ho ricevuto soltanto io, ma è una cosa che tocca dentro tante persone. Chi ha passato un'infanzia buona o cattiva, però arriva dentro un'immagine come questa, sì. Il tuo percorso artistico ha subito parecchie trasformazioni. Dove pensi che arriverà, superando, se mai dovessi superare questa fase delle amiche di Fraia? Continuerà o arriverai chissà dove? Hai in mente qualcosa? Allora, le amiche di Fraia, secondo me, sì, si possono trasformare, però restano sempre le amiche di Fraia. Cioè, abbiamo visto che comunque si sono cambiate nel tempo. Solo in 3 anni sono diventate... sì, sono cambiate sia in forma, colori, soggetti, però restano sempre le amiche di Fraia, perché comunque sono alla fine le amiche del mondo, quindi possono diventare tutto. Non è che hanno un limite, perché non è che sono solo principesse sarde o solo principesse danesi o sirene, cioè possono diventare tutto. Quindi è tutto da scoprire, è tutto aperto in quel senso. L'iniziativa di oggi è legata al progetto Table Sitting, che ha a che fare con un laboratorio con le detenute di Utah. Voi nel vostro piccolo, attraverso la vostra arte, in che modo potete aiutare le detenute a superare quelli che sono i confini, quelle mura del carcere, e anche in che modo comunque a colorare e a aiutare loro stesse ad evadere in spazi, diciamo, aperti e colorati? Ma io spero tanto che le amiche di Fraia possano esprimere qualcosa di positivo anche per persone che vivono queste condizioni molto particolari. Noi abbiamo fatto un po' di cose anche per bambini che hanno malattie particolari, perché comunque non esprimono niente di negativo, niente di angosciante, per cui io spero che possano dare qualcosa di positivo in quel senso. Può essere un modo per costruire una realtà dove non esiste né spazio né tempo, una sorta di altrove temporale? Sì, le amiche di Fraia sono un progetto artistico, però che prende spunto dalla realtà. Ad esempio, le nuove amiche dell'arte che sono esposte per la prima volta a un pubblico sono le sorelle Coroneo, che tra l'altro abitavano nel palazzo accanto. Capita proprio che siamo proprio nel quartiere Marina dove loro operavano.
appunto loro sono vissute negli anni precedenti e successivi alla guerra, no? Nel 15-18, e loro operavano in quel periodo. Non potrebbero essere le amiche di Freya se non raffigurate nel dipinto, perché il tempo sono tempi differenti, no? Quelli della vita loro e della vita delle amiche di Freya, però raffigurate con l'arte di Sara, diventano anche loro bambine, con tutte le immagini che hanno, con alcune anzi delle immagini che hanno riportato sui loro elaborati. E quindi è un omaggio al Coroneo, un omaggio a Edin Altara, è un omaggio a Maria Lai, un omaggio a Biasi, che ha raffigurato una donna importante, perché è una vera amica dell'arte, perché ha aiutato molto in vita Biasi, quindi raffigura questa nobildonna sarda, e così abbiamo aperto questo ciclo delle amiche dell'arte sarde. Quindi è interessante vedere le dame del passato, o le donne artiste del passato raffigurate con questo stile particolare di Sara. Presentateci Freya, nasce tutto da lei. Sì, le amiche di Freya, anche nel nome. Freya è nostra figlia, che adesso ha quasi 6 anni, sono nate quando lei aveva 2 anni e mezzo. Forse lei ancora non si rende conto, cioè per lei è diventata una cosa normale, no? Che vive ogni giorno. Tipo dice a me: ah, tu mamma devi disegnare le amiche di Freya, devi dipingere le Janas, le mie amiche. Però credo che quando sarà più grande magari si renderà conto e sarà anche contenta di avere tutte queste amiche del mondo. Perché sembra strano, ma in realtà si creano nuove amicizie, ma veramente belle. Perché, come dicevo prima, chi acquista un quadro diventa un amico. Poi non è necessario che sia ci si aspetti da lui l'acquisto di un nuovo quadro. No, l'amicizia ormai è suggellata. Ci sono degli amici di Milano che incontriamo tutte le estati, amici di Torino, e alcuni di loro portano il genere fantasy delle amiche di Freya. Altri invece amano il genere Sardegna e lo adorano ogni giorno, guardano questi quadri ogni giorno, e ogni giorno sono felici di avere un'amica accanto. Sì. Sono curiosa, ma mi spiegheresti questo quadro? Allora, questo quadro, che si chiama Gudrun e Galana. Galana, vabbè, è un nome sardo che vuol dire bella, e Gudrun è un nome antico vichingo. Sono praticamente le due culture unite, la cultura vichinga con la cultura sarda, nuragica. È un quadro ispirato a una sfilata di Marras di circa 15 anni fa, che si chiama Fogu Fogu, dove c'erano le modelle in passerella che camminavano con i capelli uniti. E da lì mi sono ispirata a fare queste gemelle, diciamo, queste donne unite con i capelli, o comunque sì, le amiche del cuore anche, si può dire. Quindi due culture che si uniscono. La cultura nuragica è riportata in questa maniera, così, con quest'unione impossibile, perché chiaramente sono due principesse. E questo tema è ripreso dalla sfilata di Marras, quindi c'è sempre riportato un elemento. Per esempio, in questo caso ci sono i gioielli, i bottoni mammillari del costume sardo che indossa la principessa nuragica, che si chiama Galana, magnifica, bella, significato. E invece Gudrun indossa questa collana, che significa fedeltà per la cultura vichinga. Quindi partire dalla moda, da una sfilata di Marras, per dare un volto a queste principesse. E il sogno e la realtà si fondono sempre, tant'è che la ricerca di Sara sull'abito, sulla moda, che era in origine la sua ricerca all'Accademia di Belle Arti, che poi era la sua tesi di laurea, ha portato a questa ricerca anche del costume,
dovuto proprio a... Infatti oggi Sara indossa un abito di Patrizia Camba con dei broccati rossi e delle plissettature che ricordano la gonna del costume sardo. Le plissettature che per esempio nella cultura, nella gonna di Fonni, la lavorazione di una sola gonna dura 4 anni. È un esempio di quello che è la cultura sarda anche attraverso un abito che è moda, reinterpretata. È importante per la Sardegna e anche per la cultura e per rivisitare un po' quello che è il nostro patrimonio. È molto importante per noi questo. L'Associazione Culturale Ermea e Madriga di Luna, ho con me Lucia Puzzu e Cinzia Massa, che hanno organizzato un evento, le amiche di Fraia, in collaborazione con il progetto di Table Sitting, che ha a che fare con le detenute del carcere di Utah. Spiegateci più da vicino in cosa consiste questa iniziativa. Buonasera a tutti. L'iniziativa del carcere con le detenute donne della casa circondariale di Utah è iniziata il 15 di settembre, precisamente, quando ancora loro erano a buon cammino. Quindi vivevano una realtà completamente diversa. Poi è ripresa a gennaio, quando loro appunto si sono spostate nella casa circondariale di Utah, dove c'erano degli ambienti che potevano chiaramente accogliere questo nostro progetto, questo nostro laboratorio pilota. È un laboratorio quindi che è iniziato con la volontà precisa di voler portare le detenute al di fuori delle carceri murarie. Ovvero quindi loro hanno lavorato con noi per questa serata dell'11 aprile, le amiche di Fraia si raccontano, vedendo quindi la sede e allestendo, pensando a una parte dell'allestimento della sede stessa e occupandosi anche di una parte della cucina che poi stasera appunto è stata presentata. Il fatto di poter cucinare tutte insieme significa riunire delle persone, delle amiche, anche una famiglia in se stessa, in un luogo che alla fine oltrepassa e travalica quelle che sono le mura del carcere. Certo, quando si è tutte insieme, quando si è all'interno del carcere, quando si lavora con loro proprio, non si percepisce di essere all'interno di un carcere, ma sembra di essere in una riunione, come può capitare appunto, come hai detto bene tu, fra amiche, dove in quel momento si sta decidendo cosa fare, si sta decidendo appunto in che modo muoversi, cosa cucinare per esempio per quella sera, perché tutte insieme in assoluta serenità. Non c'è nessun vincolo, non c'è nessun limite che si percepisce fra noi e loro. Avete inserito in questo progetto ciò che è la tua passione, la cucina? Sì, abbiamo proposto insieme al laboratorio per gli allestimenti delle serate, degli eventi, e dei progetti che potessero coinvolgere le detenute anche dal punto di vista della scelta dei menu in base all'evento, al tema della serata. E le detenute hanno risposto in maniera positiva perché si sono appassionate, ci hanno dato il loro contributo, anzi hanno anche fatto delle proposte, nel senso che hanno partecipato in maniera attiva a questo progetto. Dobbiamo dirlo, Cinzia, bravissima, perché ciò che abbiamo mangiato oggi è davvero spettacolare. Puoi confermare? Decisamente sì, e poi comunque abbiamo proprio collaborato con loro. Vi chiedo brevemente, come è nata questa idea di portare avanti il progetto delle detenute? Allora, questa idea è nata in un modo molto preciso. Una sera io ero malata, bloccata appunto, e leggendo su una rivista ho letto appunto che a Trani, nella casa circondariale di Trani, stavano portando avanti un laboratorio pilota con le carcerate donne per quanto riguardava la sartoria, e utilizzavano esclusivamente tutte pezzi di sartoria di riciclo.
Allora, a questo punto io mi sono fermata, ho scritto un messaggio a Cinzia e gli ho detto perché anche noi non proviamo, insomma, a presentare, a portare avanti un laboratorio pilota qua, chiaramente non per quanto riguarda il settore di sartoria, ma per quanto riguarda quello che a noi interessa, e vediamo un po' di strutturare un qualcosa. L'iniziativa di oggi è riuscita molto bene, vi sentite di ringraziare qualcuno? Sì, un ringraziamento particolare va agli sponsor che hanno creduto in noi, quindi Mocadomus, Caffè, l'Oreficio Secci Bonimores e il Meloni Vini.